Buonasera a tutte le spettatrici e gli spettatori che questa sera si sono messi davanti a questi schermi per poter assistere a un altro appuntamento organizzato dall'Associazione Identitaria Alta del Lavoro insieme all'Associazione Le Tre Torri. Dopo le tre puntate dedicate sia alla storia identitaria che a San Tommaso d'Aquino e al Foibo Coibati, oggi torneremo a parlare di storia. Perché torneremo a parlare di storia? Perché parleremo del 17 marzo del 1861, data in cui fu proclamato il Regno d'Italia. E con voi punto facciamo oggi questo incontro? Lo facciamo con due autorevoli studiosi. Il primo sicuramente lo conoscete bene, è lo storico laborino Fernando Riccardi, che anche questa volta ci dedicherà parte del suo tempo per spiegarci quello che realmente è accaduto. Fernando, come stai? Tutto bene? Si tira avanti, buonasera a tutti. Buonasera Fernando. Ormai abbiamo un amico Luciano, a te. Sì, quello che sentiamo dopo. Fernando, ormai visto che il lavoro che fai e tutte le conferenze che fai, sei diventato un espertissimo di dirette streaming e quindi possiamo tranquillamente imparare da te, giusto Fernando? Ma è la situazione che ci costringe a queste dirette, perché a me piacerebbe sempre riprendere il discorso in presenza, speriamo che prima o poi si possa fare. Certamente si farà, Fernando, anche se non so quando, ma con tutte le cose torneremo alla vita normale. Adesso saluto Luciano Salvatore Bonvente, che parlerà del Vescovo Occhiano nel Cingolano. È un personaggio molto particolare, molto preparato dal punto di vista storico e dal punto di vista culturale, che nell'ambiente diciamo nostro, l'identitario si conosce poco, ma è molto molto preparato. Ciao Luciano, come stai? Ciao Claudio, grazie per l'invito e abbastanza bene, anch'io dentro casa, ma bene, insomma. E mi fa piacere essere qui, appunto, come detto tu, col mondo identitario e per questo primo incontro, insomma, perché anch'io credo nei valori identitari. Allora ragazzi, prima di poter iniziare bisogna fare un cappello introduttivo per questa giornata del 17 marzo. 17 marzo sappiamo bene che è una festa nazionale. Strano paese l'Italia, dove praticamente si festeggiano quattro feste nazionali. Ero bambino, si festeggiava soltanto il 4 novembre, che era la vera unità nazionale, perché si considerava la fine della guerra mondiale con l'annessione di Trento e Trieste l'unità d'Italia. Poi dopo cominciarono a metterci la festa della Repubblica, prima che erano le forze armate e poi dopo la festa della Repubblica. Poi dopo l'abbattimento del muro di Berlino cominciarono a mettere anche la festa del 25 aprile, la liberazione, come festa nazionale. Fino a quando? Fino a qualche anno fa, quel glorioso italiano nato a Napoli, Giorgio Napolitano, decise di far diventare festa nazionale anche il 17 di marzo. È così forte l'identità risorgimentale che vuole assolutamente festeggiare il più possibile. Poi dopo i commenti ognuno se li fa per sé. Tra l'altro c'è anche da dire un'altra cosa, che quel famoso 17 marzo 1861, dove si festeggia, che è festa nazionale, non si riunì per la prima volta il Parlamento italiano, ma si riunì per l'ottava legislatura il Parlamento sardo, per poter legiferare l'unità, l'annessione al Piemonte di tutti gli stati preunitari e soprattutto per incoronare Vittorio Emanuele, non primo re d'Italia, ma Vittorio Emanuele II, conservando il numerale che era quello sardo. Quindi vi posso immaginare che festeggiamenti loro pensavano di poter fare in quel periodo. Però adesso lascio la parola ai nostri ospiti e comincio proprio con Luciano. Luciano, noi ci siamo conosciuti grazie a Pulcinella, perché il vostro territorio, la vostra associazione e la nostra fanno parte entrambi del comitato Pro Pulcinella, a parte modo dell'UNESCO, creato da Domenico Scafoglio. Però che cosa è successo in quel periodo? Che per puro caso ho scoperto che tu sei un insorgente, si può dire, un identitario, e non soltanto sei un profondo studioso, ma addirittura hai dei tuoi antenati che hanno dato veramente tanto per quella causa. La cosa più importante è che ho notato che non soltanto i tuoi antenati, ma il tuo territorio, il Cigolano, il Pescaro Occhiano, fin dagli albori del regno di Napoli, del regno di Sicilia, del regno di Napoli, del regno di due Sicilie, hanno sempre avuto un forte attaccamento alla causa, alla nazione napoletana, e sempre molto attaccati alla corona cattolica napoletana. Come mai questo attaccamento e questa fedeltà a questi principi, a questi valori?
Dunque, il Cicolano è una terra di confine che è sempre fatto parte della provincia d'Abruzzo Ulteriore II e dal XII secolo, quindi dal 1140, con il regno di Re Roberto, come viene definito, è entrato nel regno di Napoli. E come terra di confine ci sono sempre state nel corso dei secoli diverse cause, per esempio con i paesi limitrofi dello Stato Pontificio per delimitare i confini stessi. E questo fatto, diciamo che forse nel corso dei secoli ha fatto sedimentare un senso effettivamente identitario a favore appunto del trono di Napoli. Pensiamo che, per esempio, per far capire un pochettino con una nota di costume la rivalità che c'era tra i paesi dello Stato Pontificio e quelli del Regno di Napoli, si racconta che un sacerdote di un paese appunto dello Stato Pontificio, quando diceva il Padre Nostro in latino celebrando la messa, evitava di dire sia fatta venga il tuo regno, proprio perché non voleva citare menzionare in alcun modo il regno di Napoli. Nel nostro territorio ci sono sempre stati appunto anche la Grascia, cioè l'autorità, il capitano della Grascia che controllava le merci che andavano da uno stato all'altro. Ed era anche ovviamente in questa zona si è sviluppato anche il contrabbando, che nel corso dei secoli è stata una delle caratteristiche del commercio locale, specialmente a partire dal 1799 in poi è stata caratterizzata anche per la presenza della guardia doganale, delle milizie civiche locali, che portavano in loco appunto un forte senso di appartenenza al Regno di Napoli. Questo è stato uno dei motivi. Come episodio centrale di questo movimento possiamo dire il passaggio di Re Ferdinando II nel 1832, quando Re Ferdinando percorse tutta la linea di confine e passò appunto anche nel territorio di Pescorocchiano e del Cicolano. Una testimonianza di questo passaggio e poi dell'accordo per delimitare una volta per tutte le linee di confine e mettere fine alle controversie secolari sono le famose colonnette lapidee che ci sono lungo tutto il confine che va dal Mar Tirreno al Mar Adriatico. E nel nostro territorio, nel comune di Pescorocchiano, ce n'erano addirittura 7, di cui tre sono ancora conservate e si trovano nei paesi di Santa Lucia di Giove Rotondo e di Girgenti, e una invece è in una località rurale sempre del nostro territorio, località Le Puzzelle, ed è tuttora visibile. Un percorso, diciamo, ci sono delle persone che si stanno interessando per fare un cammino lungo le colonnette del confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie. E ricordiamo, hanno da una parte le chiavi di San Pietro e dall'altra lo stemma borbonico. Le popolazioni del nostro comune, anche i miei antenati che citavi tu prima, hanno visto proprio di persona Re Ferdinando passare nel loro territorio. E per due volte, sia nel 1799 che nel 1860, sono insorte per difendere il trono, la prima volta contro i francesi e la seconda volta contro l'esercito piemontese. C'è anche una terza volta di cui ricorre l'anniversario in questi giorni, che è stato il 1821, quando anche si sono sollevati in massa, e bisognerebbe approfondire poi il motivo per cui di fronte all'esercito austriaco in realtà hanno preferito in quell'occasione non combattere, mentre viceversa nel 1799 e nel 1860 hanno combattuto. E quindi il senso di appartenenza e anche di affezione al trono borbonico deriva, io questa è un'altra valutazione, anche da un profondo senso religioso e cattolico che c'è nelle popolazioni nel nostro territorio, e senz'altro questo ha pesato tantissimo nel contrastare appunto le idee di fondo che hanno sostenuto i movimenti del XIX secolo, insomma, e per esempio la carboneria, e quindi non si riconoscevano in pratica appunto nella proposta di carbonara o liberale, insomma. Bene, Luciano, hai accennato anche al 1799, anticipiamo ai nostri spettatori che quando arriverà il periodo delle insorgenze primaverile del 1799 faremo con te un altro convegno inerente a quei moti dove erano protagonisti Salomone, c'era la truppa sannita, insomma parleremo anche di quei fatti.
Bene, adesso a Fernando, che ormai diciamo che sono anni che facciamo convegni in tutta Italia, e molte volte le domande che adesso ti farò sono, l'avrei sentite 10.000 volte, tante tante volte, però è anche il caso che molte persone devono sapere, oltre a quelle che già ci hanno ascoltato, il tuo pensiero. Parlare del 17 di marzo è una cosa molto importante, però non si può non partire da qualche mese indietro con la questione dei plebisciti, che ormai unanimemente sono considerati dei plebisciti truffa, che poi abbiamo assistito nel corso di questi 160 anni in tantissime situazioni. Però i plebisciti furono veramente un qualcosa di incredibilmente increscioso, che fece addirittura sobbalzare sulle sedie gli stessi inglesi e francesi che sponsorizzarono con un disegno geopolitico la creazione dell'Unità d'Italia e la cancellazione del Regno delle Due Sicilie. C'è pure la figura di Filippo Curletti, i servizi segreti che iniziano. E quindi, Fernando, prima di arrivare al 17 marzo 1861, cerca di darci un quadro più preciso e più dettagliato su questi famosi plebisciti. Furono il mezzo, per così dire, giuridico con il quale si volle dare una sorta di legittimazione a questa conquista manu militari del Regno delle Due Sicilie. Non si poteva iniziare a parlare del Regno d'Italia se prima non si faceva una parvenza di consultazione popolare, perché questo poi alla fine sono i plebisciti, con il quale le popolazioni, le genti dell'ex Regno napoletano dichiaravano di voler esplicitamente entrare a far parte del nuovo Regno d'Italia e di riconoscere come loro legittimo sovrano Vittorio Emanuele II di Savoia. Quindi non Vittorio Emanuele I re d'Italia, come hai detto bene tu, ma Vittorio Emanuele II re di Savoia. Si trattò di un'operazione a dir poco truffaldina, possiamo dire, perché che già i cui prodromi si erano visti già nei plebisciti con la quale venivano ceduti Nizza e la Savoia alla Francia di Napoleone III, i plebisciti con il quale venivano ceduti al Piemonte i ducati di Modena, il Granducato di Toscana, insomma tutti gli stati d'Italia centrale avevano già sperimentato l'astuzia perfida di Camillo Benso Conti di Cavour, che attraverso i suoi agenti segreti, e Filippo Curletti è stato uno dei più attivi e si adoperò anche nel plebiscito del Regno delle Due Sicilie, si riuscì ad ottenere questa legittimazione giuridica a far sì che un'operazione assai poco limpida, qual era stata appunto l'aggressione manu militari al Regno delle Due Sicilie, si trasformasse in un qualcosa di miracolosamente lecito. Plebisciti che ebbero una vasta eco in tutto il continente europeo, dove però non vennero considerati in maniera molto lusinghiera. Lo stesso ambasciatore Elliot, l'ambasciatore inglese, disse senza mezzi termini che quei plebisciti non avevano alcuna sostanza, insomma alcuna sostanza giuridica, perché erano fatti in maniera tale da non poter avere una sorta di legittimazione. Io a tal riguardo, quando si parla dei plebisciti, e per far capire un po' l'azione assai poco lecita di queste operazioni, rivado sempre a quel grande romanzo che è stato Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi a Lampedusa, quando c'è quel colloquio, quel dialogo molto infervorato fra Don Ciccio Tumeo, che era l'organista della chiesa di Donna Fugata, questo comune immaginifico della Sicilia, e il principe di Lampedusa, no? Fabrizio. E allora Fabrizio, il principe, domanda a Don Ciccio Tumeo, dice: ma tu che hai votato al plebiscito? E Don Ciccio Tumeo se ne va in escandescenza dicendo: io avevo votato no, 100 volte no, però quel maledetto del principe, del sindaco Sedara, che era il sindaco di Donna Fugata, ha annullato il mio voto e, come per incanto, dalle urne sono usciti tutti sì. Essendo chiaramente un passo del romanzo, è stato preso spesso e volentieri in quanto tale, come una storia romanzata, ma è effettivamente quello che è accaduto nella gran parte dei comuni che si sono recati al voto. E perché io dico quella gran parte dei comuni?
perché in alcune zone d'Italia, in alcune zone dell'Italia meridionale, della parte peninsulare, non si è assolutamente votato. Per esempio, nell'Alta Terra di Lavoro, su 283 comuni della provincia di Terra di Lavoro, si è votato soltanto in 79. Tanto per dirne una, in quella vasta striscia di terra che va da Capua fino a Sora, ai confini dell'Abruzzo, lì le operazioni del plebiscito non si sono tenute, per il semplice fatto che ancora quel territorio era nelle mani, salde mani, dell'esercito borbonico, in quanto il fronte era subalterno, stazionava subalterno, e quindi a Capua, e quindi a San Germano di Erda Cassino, a Sora, il plebiscito non si poté tenere. Quindi, come vedete, si trattò di un'operazione abbastanza così, da un lato molto utile agli aggressori, però dall'altro assai poco democratica. Io prima di concludere mi vorrei ricollegare brevemente all'intervento che ha fatto precedentemente l'amico Luciano Bonventre, quando lui diceva giustamente, dice, nel 1799, nel 1860, le masse, chiamiamole abruzzesi, perché così per convenienza, anche se Abruzzo non era, le masse abruzzesi non si. Abruzzo non è attualmente, il Pescorocchiano e il Cicolano. Dice, non si sono opposte, però, non hanno combattuto. Mentre nel 1799, nel 1860 sono insorte ed hanno combattuto, tra virgolette, gli invasori, nel 1821, di cui ricorre quest'anno il 200° anniversario, la famosa battaglia di Andronovo tra i costituzionalisti di Guglielmo Pepe e gli austriaci che venivano a ripristinare l'ordine del regno di Napoli, dice, quella volta stranamente non hanno combattuto, non hanno preso le armi. E beh, io la spiegazione ce la vedo, caro Luciano, cioè non è una mia opinione strettamente personale, quindi vale quello che vale. Però, mentre nel 1821 e nel 1860 sono insorti e combattendo per la legittima dinastia regnante, ossia per la dinastia borbonica, nel 1821 non hanno combattuto proprio perché si trattava di non mettersi contro il re. In fin dei conti, gli austriaci venivano nel meridione, venivano a Napoli per restituire a Ferdinando I, a Ferdinando di Borbone, il regno. Quindi, quando la gente è stata chiamata a sollevarsi, lo ha fatto sempre ed assolutamente per difendere la legittima dinastia regnante e non contro. Ecco, forse questa potrebbe essere la spiegazione per cui nel 1821 Guglielmo Pepe è stato lasciato solo, ad eccezione di un numero ristretto di aficionados, di compagni costituzionalisti, ma non ha ricevuto l'appoggio delle masse popolari. Potrebbe essere una chiave di lettura sulla quale si potrebbe anche riflettere e discutere. Fernando, tu hai toccato un punto dolente, sempre la questione della contestualizzazione storica. C'era uno Stato sovrano, c'era una nazione sovrana e quindi c'era chi voleva sovvertire, chi voleva fare un colpo di Stato nel 99 come nel 60. Le popolazioni si sono ribellate verso eserciti invasori oppure verso chi pensava di fare un colpo di Stato. È così naturale la cosa. Non, se lo guardiamo con gli occhi di oggi ci sembra una cosa assurda, ma con gli occhi del passato il 98% della popolazione non aveva nessuna voglia e intenzione di fare un atto rivoluzionario, quindi nulla di strano. Però purtroppo questo pare che sia una cosa che ha un valore quando si parla della Seconda Guerra Mondiale, di Salò e della Resistenza. Però per quanto riguarda il Risorgimento, il 99, lì si ribaltano, ma il trasformismo storico sappiamo che ormai è un'abitudine. Un'altra cosa, una domanda molto importante voglio fare a Luciano, perché leggendo i suoi studi e leggendo quello che lui ha scritto, che spero prima o poi Luciano di poter pubblicare, perché bontà tua, aspettiamo che tu possa mandarci questi lavori per divulgarli al mondo intero, ho avuto la conoscenza di un personaggio straordinario e parlo di Emidio Antonini, che io non conoscevo, non conoscevo nemmeno Fernando, non conoscevo nessuno del mondo identitario insorgente, ed è un ambasciatore che era addirittura fra i più qualificati e più rispettati e stimati dell'Europa, quindi del mondo intero, perché l'Europa era il centro del mondo in quel periodo, ed era anche il prediletto di Ferdinando II, ed è fu uno di quelli, nonostante venisse da una
di una famiglia importante, con una nobiltà consolidata e con un passato molto, molto, molto pesante, come si suol dire, lui non passò dall'altra parte, rimase fedele al giuramento prestato alla corona borbonica, alla corona napoletana, rinunciando a privilegi e onori che l'avrebbero comunque seguito. Se ci dici in pochi minuti le caratteristiche di questo personaggio, a noi faresti un grandissimo piacere e sicuramente a chi ci ascolta in questo momento. Sì, per chiudere un attimo prima la parentesi sul 1821 che è di attualità ricorrendo il bicentenario, diciamo che per convalidare la tesi di Fernando, diciamo che nel 1821 le popolazioni del Cicolano sono insorte, cioè si sono recate ad Antrodogo le masse abruzzesi. E in un primo momento, nel febbraio del 1821, quando appunto la reggente aveva cucito le bandiere, il reggente era a favore della difesa contro gli austriaci. Nel momento in cui, dopo però, successivamente al programma di Re Ferdinando, in cui gli diceva di tornare a casa, sono tornati a casa, quindi diciamo hanno di fatto obbedito al quanto chiedeva il re nel suo programma del 25 febbraio 1821. Questo è un ulteriore elemento per comprendere il comportamento e poi il fatto che di fatto a marzo tornarono a casa nei primi giorni di marzo. Detto questo, Emilio Antonini, mi fa molto piacere raccontare di questa figura perché è l'unico personaggio del Cicolano, l'unico personaggio storico del Cicolano ad avere una biografia nell'enciclopedia degli italiani, quindi è il personaggio storico più importante del nostro territorio. E diversi storici parlano di lui, Harold Acton, Antonio Saladino, che appunto ha redatto la voce biografica, Ruggero Moscati, Raffaele De Cesare nel famoso libro La fine di un regno, e tutti sono concordi nel definirlo il più importante dei diplomatici borbonici. Il più importante dei diplomatici borbonici, che aveva un rapporto preferenziale con Ferdinando II, tant'è vero che Ferdinando II lo fece diventare marchese, lo ammise all'ordine di San Giorgio, dell'imperatore Costantino I, e lo nominò anche gentiluomo di camera, diciamo, quindi era proprio un uomo di fiducia. E lo stesso De Cesare pubblica il diario segreto del marchese Antonini, in cui si vede come i due, cioè il marchese Antonini, Emilio Antonini e Ferdinando II, concertano nel 1852 il riconoscimento di Napoleone III a Parigi, in Francia. E quindi il Regno delle Due Sicilie diventò il primo Stato europeo a riconoscere ufficialmente la figura di Napoleone III, quale imperatore dei francesi. E così Emilio Antonini si guadagnò anche la fiducia di Napoleone III e divenne un personaggio diplomatico molto importante proprio per questo, perché Parigi all'epoca era considerata la capitale d'Europa, insomma, specialmente in ambito diplomatico. E Re Ferdinando mandò a Parigi il suo uomo migliore. Dal 1852 al 1860 Emilio Antonini fu ambasciatore a Parigi e regolarmente, naturalmente, mandava i suoi rapporti a Napoli. E fu un diplomatico fedele e interprete della politica di neutralità e di indipendenza di Ferdinando II. E diciamo, leggendo i suoi rapporti, fino alla fine cercò di mantenere questo profilo diplomatico europeo e di politica internazionale da parte della politica internazionale appunto ferdinandea, fino a quando naturalmente non intervenne la crisi del 1860, la nuova concessione della Costituzione da parte di Francesco II, e a quel punto Emilio Antonini, già anziani in età, preferì il ritiro. Il ritiro, si chiuse, aveva già 73 anni, si chiuse in silenzio e naturalmente non si recò a Roma. Lui era sposato con una nobildonna romana, dove oggi è sepolto e dove si può vedere il suo monumento funebre nella chiesa della Santissima Trinità dei Monti a Piazza di Spagna.
un'ulteriore pista di ricerca che appunto in questa pubblicazione alla quale accennavi e che speriamo presto di poter condividere è quella di che è già stata pubblicata dal comune di Pescorocchiano, però magari con un pubblico più ampio, e può essere il fatto che la stessa famiglia Antonini, ricordiamolo, abbiamo citato il 1799, il padre di Emilio all'ingresso dei francesi era scappato con tutta la tesoreria d'Abruzzo dall'Aquila, con tutto il tesoro appunto delle finanze, che era il ricevitore generale all'epoca in Abruzzo, era scappato con tutte le finanze abruzzesi e aveva impedito che i francesi se ne impadronissero. Il fratello, lo stesso, fu anche imprigionato invece dai francesi nel 1799 e poi fu uno a capo delle masse insorgenti, il fratello di Emilio, Raimondo Antonini. E non a caso le masse insorgenti del 1860 invece del Cigolano posero nel Palazzo Antonini di Pace, questa frazione del comune di Pescorocchiano, la sede del loro quartiere generale. E allora sarebbe interessante, e in parte è già stato fatto, diciamo, di seguire come pista di ricerca come gli Antonini e anche Emilio da Roma abbia continuato a cercare di conservare un rapporto con l'Abruzzo e con il confine, con il Cigolano e con le masse insorgenti che appunto in quei mesi continuavano a combattere per il trono di Napoli. Luciano, sbaglio, ma Antonini fino all'ultimo fino a quando non fu proclamata la Costituzione dava dei consigli a Francesco per come comportarsi, per come muoversi nello scacchiere internazionale, perché aveva intuito come muoversi per non poter perdere il regno. Ho letto male in questi studi? No, certamente lui chiedeva, era molto scettico e criticava la politica cavuriana. Appunto era rimasto, cercava di portare Francesco II sulla stessa posizione che aveva avuto il padre, cioè quindi della neutralità, e anche un po' era contrario, fu contrario alla concessione della Costituzione. Questo è stato il suo atteggiamento, e cercava anche di portare naturalmente allo stesso tempo, fino a per quanto ha potuto, Napoleone III ad esprimersi a favore del Regno delle Due Sicilie, in maniera che i Savoia, insomma, fossero più restii nell'invasione che poi di fatto hanno messo in atto. Fernando, quello che abbiamo potuto capire, e questo è un personaggio che merita una puntata a parte, preparati che prima o poi faremo un incontro dedicato soltanto ad Emilio Antonini, quindi tu sarai tu il portavoce del nostro portavoce storico e ti potrai relazionare con Luciano, perché questo credo che sia un personaggio veramente, veramente importante e abbia vissuto gli ultimi atti del regno in maniera decisiva e soprattutto da protagonista. Fernando, adesso mi rivolgo a te e andiamo proprio al cuore del programmato, il Regno d'Italia, però con l'ottava legislatura del Parlamento Sabaudo e Vittorio Emanuele II e non primo. Ma allora, intanto c'è da dire che gli interventi di Luciano sono sempre molto stuzzicanti, perché offrono degli spunti. Mi veniva in mente che di là accanto all'ambasciatore Antonini, di cui io conoscevo se non in minima parte tutta la carriera, diciamo, la prestigiosa carriera, c'è da dire che del corpo diplomatico napoletano le defezioni, ovvero i passaggi di campo, sono stati, salvo qualche eccezione, relativamente pochi. Quindi il corpo diplomatico di Ferdinando II e poi del figlio Francesco sono stati sempre molto attaccati alla monarchia, diciamo così, e i passaggi di campo, i tradimenti, ecco, se vogliamo usare questo termine un po' più forte, si possono contare veramente sulla punta, sulle dita di una mano. Detto questo, 17 marzo 1861, tu hai cominciato questa diretta dicendo un'altra festa. Vabbè, ma non ci dobbiamo meravigliare, perché poi l'Italia, una festa in Italia non si nega a nessuno, quindi ne facciamo una, due, tre, quattro, dieci, e facciamo che chi più ne ha più ne metta. Al di là adesso dell'ironia, quando il 17 marzo del 1861 viene proclamato ufficialmente al Parlamento di Torino il Regno d'Italia, in effetti la situazione delle ex province regnicole è tutt'altro che tranquilla. Innanzitutto c'è da dire che si era conclusa da pochissimi giorni, ovvero sia solo il 12 di marzo,
la resistenza di Messina, della fortezza di Messina in Sicilia, mentre resisteva ancora la fortezza di Civitella del Tronto in Abruzzo, che si arrenderà soltanto il 20 di marzo. Quindi una cosa curiosa, una cosa anche strana, è che quando viene proclamato il Regno d'Italia il 17 di marzo, a Civitella sventola ancora il candido vessillo borbonico e continuerà a sventolare ancora per 3 giorni, perché la fortezza si arrende soltanto nel pomeriggio, la tarda mattinata del 20 di marzo. In effetti Cavour avrebbe voluto che la resistenza di Civitella si esaurisse prima della proclamazione e pressava i generali a risolvere in qualsiasi modo, ma pur di far abbaiare la bandiera borbonica, non c'è riuscito, e questo fece sì che i resistenti eroici di quella vicenda ebbero a patire alcune conseguenze terribili. Me ne viene in mente una: un sergente borbonico, se non vado errato, un certo Messinelli, viene fucilato sul posto proprio perché riconosciuto colpevole di non essersi arreso alle intimazioni di resa imposte dai piemontesi. Non solo, ma il ministro della guerra Fanti decreterà che la fortezza di Civitella doveva essere abbattuta, doveva essere rasa al suolo, e soprattutto doveva essere abbattute le mura di le cinta muraria. È vero che per moltissimi anni la fortezza di Civitella rimase praticamente in stato di completo abbandono. Però, dicevo prima, non dobbiamo dimenticarci che questo 17 marzo del 1861 non è che fu, come dire, la soluzione in toto al problema, perché dell'Italia meridionale, l'ex provincia Regnicoli, si cominciava a rumoreggiare non poco. C'erano i prodromi di quella che poi sarebbe scoppiata di lì a qualche mese, nell'estate del 1861, a cominciare da giugno, della cosiddetta rivolta brigantesca. Non dobbiamo dimenticarci che D'Azeglio, che era uno di quelli che nel cui cuore palpitavano sentimenti unitari, a un certo punto in Parlamento, e scrivendo delle lettere, il suo epistolario veramente molto corposo, in una lettera dice addirittura: ma ci devono spiegare questi meridionali se a noi piemontesi ci vogliono o meno. Cioè, se lo diceva D'Azeglio, voglio dire che era uno, diciamo, di quelli che aveva molto, che molto si era speso per la cosiddetta unificazione d'Italia, beh, qualche problema c'era, insomma, c'era più di qualche problema. E effettivamente l'operazione assai poco onesta, assai poco democratica, della occupazione del Regno delle Due Sicilie e quindi del successivo defenestramento della monarchia borbonica non è stato molto ben digerito alle popolazioni d'Italia meridionale, anche perché per una serie di cause, insomma, che qui dimostra ancora una volta come assolutamente falsi, come assolutamente inconsistenti erano i risultati del cosiddetto plebiscito, perché se effettivamente quella fosse stata la volontà popolare, non ci sarebbe stata né alcuna sollevazione popolare né alcuna guerra civile, che poi si trascinò avanti per una decina d'anni o giù di lì nelle lande del meridione. Quindi un parto molto difficile, molto travagliato, quella della nuova nazione italiana, che poi non era ancora unita, perché nel 1861 si festeggia l'unità d'Italia. Ecco un altro paradosso dei nostri tempi: si festeggia il 17 marzo come festa dell'unità d'Italia, però se badiamo bene ci mancava ancora il Veneto, che viene unito, che viene accorpato nel 1866. Ci mancava ancora Roma e gran parte del Lazio, che era stato pontificio, che viene soltanto, diventa italiano soltanto nel settembre 1870. Ci mancava Trento e Trieste, che poi vengono incorporati con la Prima Guerra Mondiale. Quindi diciamo che è un'operazione un po' non ben riuscita. Ecco, un'operazione sicuramente astuta, perché il genio perfido, la perfidia di Cavour era riuscito nell'intento
di mettere, di far, di riempire il pazzo, no? In maniera organica. Però il fatto sta che ed ancora oggi si notano questi effetti, questa unità d'Italia era un po' più sulla carta che nei fatti, perché le popolazioni del meridione non soltanto non l'hanno mai accettata, e ancora oggi noi vediamo che c'è difficoltà a parlare di Italia unita, dell'Italia meridionale, ma non l'accettarono e lo dimostrarono palesemente sia con la rivolta brigantesca, ma anche col grandissimo fenomeno, dolorosissimo fenomeno dell'immigrazione, che a partire dal 1880 svuoterà tutte le terre del meridione e che è andata avanti fino agli anni 60 del secolo scorso. Concludo dicendo una cosa, e qui mi riallaccio un po' alla teoria wikiana dei corsi e dei ricorsi. Negli ultimi 10 anni il fenomeno migratorio da sud verso nord, verso il centro Europa e verso l'America è ricominciato un'altra volta. Negli ultimi 10 anni più di 1 milione di persone si sono trasferite dal sud verso Milano, verso Berlino, verso Londra, verso New York. Quindi attenzione, perché noi corriamo il rischio di rivivere quelle vicende che abbiamo vissuto 120, 130, 140 anni fa. E questa è un'altra palese dimostrazione che, almeno a mio avviso e per quello che può valere, l'Italia non è stata mai veramente unita. Sì, Fernando. Bisognerebbe dire che una volta andavano in giro con le scatole di cartone, oggi invece con i troller. Luciano, lo sai che la vulgata dominante, quando parla del brigantaggio, del famoso brigantaggio insorgente, si spacca a seconda delle ideologie. Chi dice che era una normale operazione delinquenziale, chi invece come i prodromi di una lotta di classe, ma alla fine noi, perché riguardava il rancore che per secoli avevano le classi, i ceti più deboli, più poveri, che avevano colto l'occasione per poter fare una rivoluzione di classe, come questi dicono i gramsciani, quindi i filosinistroidi. Però noi sappiamo benissimo che invece non è stato altro che, come in tutte le invasioni e le rivoluzioni, è stata prima una reazione di popolo, una resistenza di popolo verso un esercito invasore, si è trasformata in guerra civile, ma poi è diventata un fenomeno delinquenziale, come è accaduto sempre. Una cosa molto importante è che, andando a Pescrocchiano, vedendo la questione di Pescrocchiano, vedendo le cose anche della tua famiglia, invece, dove hai avuto degli antenati che erano piccoli proprietari terrieri, diciamo che le masse era formata da una variegata composizione di vari ceti sociali. Quindi tu sei la testimonianza vivente che il fenomeno del brigantaggio vivente era stato fatto da tutti i ceti sociali. Prego, Luciano. Sì, allora partiamo da una motivazione, che è perché appunto a partire dall'ottobre del 1860 e nei mesi seguenti, e poi dopo anche negli anni seguenti, in Abruzzo, nel Cicolano, c'è stata una vera e propria resistenza all'esercito piemontese. E parto da una battuta che fece mia zia quando io da ragazzo cominciai a... Noi appunto, io, mio trisavolo è stato fucilato a Scurcola Marsicana il 23 gennaio del 1861. Si chiamava Domenico Di Matteo, era un uomo di 45 anni che aveva 7 figli ed era appunto un piccolo proprietario terriero. Ricordiamo che il tetto all'epoca per accedere alle cariche comunali era di 12 ducati di rendita annuali, e lui insomma le superava, ma un piccolo proprietario terriero del Cicolano. E allora, per la motivazione, perché andò appunto a scontrarsi con i piemontesi e perché arrivò ad essere fucilato dagli stessi. E allora io ero ragazzo, andai da mia zia, che era la nipote diretta in pratica, da questa mia prozia, che disse con una battuta, e questa battuta non derivava né da letture di libri né da posizioni ideologiche, ma derivava semplicemente dalla memoria familiare delle motivazioni che avevano sostenuto il nonno, e disse: nonno, per rimettere Franceschitto alla seggia ci rimese a pelle. Quindi in dialetto naturalmente del Cicolano: nonno, per rimettere Francesco sul trono ci rimise la pelle e venne fucilato. Quindi in questa battuta autentica, appunto dal sapore popolare, si ritrova la motivazione autentica del motivo dell'insorgenza di quei mesi, ossia il fatto che l'obiettivo era quello di cercare di
di rimettere Francesco, di rimettere o di difendere in ogni caso il trono di Francesco di Borbone. Ora, questa è la prima motivazione. E diciamo, questo fatto fu condiviso dal resto della popolazione del Cicolano, perché all'insorgenza che ci fu tra l'ottobre del 1860 e il febbraio del 1861, perlomeno nel nostro territorio, partecipò la stragrande maggioranza della popolazione, come si dice nelle cronache, un uomo per fuoco, cioè un uomo per famiglia, come era avvenuto appunto nel 1799, e quindi un'autentica insorgenza popolare di tutti i ceti, da quelli che avevano il more nobilium a quelli ai piccoli proprietari terrieri, ai ceti ancora più umili, e pochi chiaramente quelli che avevano sposato già da tempo gli ideali liberali e filounitari si trovarono dall'altra parte, e furono veramente poche famiglie che si contavano sulle dita di una mano. Il fatto che, oltre alla mia famiglia, diciamo, che poi erano i procuratori del Santissimo Sacramento del paese, e qui ritorna, accennavo prima, anche il sentimento cattolico, che è un'altra importante motivazione di quel tempo, perché ricordiamo che tutto il movimento unitario fino ad allora si era contraddistinto per una forte posizione anti-ecclesiastica e anti-religiosa anche, è testimoniata anche in sede storica dal profilo sociale anche di altri personaggi più famosi dei miei antenati. Allora, Berardino Viola, il brigante più conosciuto del Cicolano per vari motivi, era figlio di una guardia doganale, quindi non era un nulla tenente. E un altro brigante famoso del nostro territorio, il Colaiuta, ho parlato che c'era il livello di 12 ducati di rendita. Se uno ci fa caso, la famiglia di Colaiuta, che era un capo reazionario e poi brigante di Torni in Parte in provincia dell'Aquila, raggiungeva addirittura gli 85 ducati di rendita, quindi quasi veramente la rendita di una delle cosiddette, che nei libri di storia si leggono come di borghesia agraria. E quindi i fatti smentiscono, e l'esame preciso e puntuale dei documenti d'archivio, quindi basterebbe anche cercare, fare un'analisi della composizione sociale attraverso i catasti e le rendite fondiarie di chi guidò la reazione, smentiscono di fatto l'impostazione classista e della lotta di classe come interpretazione al brigantaggio. Grazie Luciano. Prima di dare la parola a Fernando, però, mi è venuta in mente un'altra domanda, però ti prego di rispondere brevemente. Io non sono venuto l'anno scorso per partecipare al carnevale che voi fate ogni anno degli Zannoni a Pescorocchiano. E osservando con attenzione il comportamento della popolazione, dei due concittadini, ho visto, notato che è molto forte il ricordo, il sentimento patriottico per la prima guerra mondiale, molto forte ancora il legame che ha con l'Abruzzo, perché ricordiamo che il Cicolano ha subito la stessa sorte dell'alta terra di lavoro, dalla sera alla mattina si è ritrovato a passare dall'Abruzzo alla provincia di Rieti, come noi ci ritroviamo a passare dalla provincia di terra di lavoro alla provincia di Frosinone. Però quello che ho notato è che quel sentimento napoletano, quel sentimento che legava alla corona napoletana, alla corona borbonica, quindi a un regno che è durato quasi 8 secoli, che si riscontra dai libri di storia del 99, del 60, dalle tue parole e di tanti altri come te, nella popolazione attuale non si ha traccia. Addirittura non sapevo nemmeno che cosa fosse la bandiera che io portassi indosso, che portavo con me. Come mai questa cosa? Perché oggi ci troviamo di fronte a un altro, questa è un'interpretazione che do io, a un altro problema al quale veramente fare resistenza, che è quello della memoria liquida, nel senso che bisogna contrapporre appunto una memoria lunga, se noi siamo qui è perché siamo identitari, da contrapporre appunto a una memoria liquida, che è quella che fa sì che un pochettino si diventi una memoria un po' confusa e non corrisponda effettivamente a quella autentica di un territorio. Sì, però, Prego? Alla prima guerra mondiale ci arriva la memoria. Sì, alla prima guerra mondiale sì, perché comunque hanno avuto i nonni e i bisnonni che vi hanno combattuto, c'è il monumento dei caduti in piazza, ci sono state generazioni. Forse perché ci sono pure quegli obbrobbiosi monumenti nelle piazze, come anche... Sono comunque anche una memoria viva, perché poi ci sono anche tutti quanti hanno fatto il militare, gli alpini e tutto quanto, e credo che sia comunque anche quella
una memoria italiana da non dico da rispettare, ma proprio da valorizzare. Insomma, no, la Grande Guerra è stato forse il momento in cui si è fatta in parte, si è realizzata in parte l'unità d'Italia. Insomma, io dico sempre che, appunto, sempre il nipote, un altro mio prozio, il nipote di Domenico fucilato alla Scurcola, è stato medaglia di bronzo al valor militare su Piave. Per molti storici la Prima Guerra Mondiale è considerata la quarta guerra d'indipendenza, perché si chiude il Risorgimento con la Prima Guerra Mondiale. Sì, però è stato il momento storico, questo, insomma, anche in cui le masse italiane, anche quelle del Meridione, in qualche modo hanno cominciato a riconoscere i valori identitari. Quei monumenti che abbiamo citato non sono stati fatti dai comuni, sono stati fatti dalle popolazioni locali, che hanno voluto commemorare i loro cari caduti in guerra. Credo che la memoria della Grande Guerra è viva perché tutti gli anni poi c'è la commemorazione in occasione delle feste patronali, e quindi questo è più semplice da comprendere, il motivo per cui quella memoria è ancora viva e sentita. Forse più difficile, però, nello stesso paese devi pensare pure che quando si fa una ricerca bisogna cercare di farla magari in maniera integrale. In quello stesso paese che si chiama Girgenti, quella frazione del comune di Vescrocchiano, e tutti gli anni a gennaio si commemora la memoria di Luigi Bussi, che è un capo insorgente del 1799 e del 1806, con un pranzo che la famiglia Bussi organizza con tutti gli attuali eredi, che raggiungono alcune decine di persone, insomma. Quindi, come vedi, quando faremo la puntata sul 799, però ci fa piacere, sì, che ce l'hai anticipato questa cosa. Luigi Bussi è uno dei capi citati nell'elenco dei capi massa insorgenti della famosa giuramento di Roglio. Luigi Bussi di Girgenti è lui, fu impiccato nel 1807. Adesso, 2 mesi fa, a Girgenti, non so quest'anno di pandemia, ma insomma, altrimenti dall'epoca sono passati 214 anni, la famiglia ne ricorda la memoria, e il paese stesso. Io so che l'associazione locale, quella con la quale anche tu, Claudio, che ci sei venuto a trovare, hai potuto parlare, hanno più volte parlato di voler fare una rappresentazione teatrale per raccontare questa storia. Quindi, ecco, il problema lì, il nemico lì, è la memoria liquida oggi, più oltre alla memoria nazionale, che ha certamente cercato di evitare che si ricordassero i caduti e chi ha difeso, insomma, in qualche modo il Regno di Napoli prima e il Regno delle Due Sicilie dopo. Ma oggi temo che sia un po' la memoria liquida, cioè il fatto di avere così un po' una distrazione di fronte alla propria identità, un po' il problema. Grazie Luciano, scusami se ti ho fatto un'ulteriore domanda, ma era una curiosità che volevo togliermi. Prima di fare l'ultima domanda a Fernando, faccio passare un brevissimo video di 1 minuto senza annunciare quello che vediamo. L'Italia è sempre rimasta in qualche modo uguale a se stessa, pur nelle drammatizzazioni e nelle tragedie, insomma. Perché? Uno poi alla fine si chiede che cosa è che ci rende così diversi. Secondo me c'è un fiume carsico che spesso, per lunghe fasi, scorre sottoterra. Ma c'è sempre, scorre sottoterra, ma poi viene fuori. Da prima ancora dell'unità d'Italia, viene fuori. Cioè, in qualche modo c'è sempre stato, insomma, è un paese il quale detesta lo Stato, perché lo Stato in Italia, lo Stato è stata, specie all'inizio, non è stata l'unità, è stata l'occupazione che il Piemonte ha fatto del paese. Il Regno di Napoli a quel punto era molto più ricco e potente del Piemonte. Quindi sarebbe stato tutto diverso se fosse stato il Regno di Napoli a occupare l'Italia. Invece è stato il Piemonte. E il Piemonte con mentalità savoiarda, se pensiamo che Cavour parlava francese, quando parlava, la lingua corrente, parlava francese. Quindi, allora, è stato conquistato. Lo Stato, gli italiani l'hanno detestato. Bene, Fernando, come hai potuto notare, è il video che noi facciamo sempre passare quando facciamo i nostri convegni, in cui questa brevissima chiacchierata salottiera tra Eugenio Scalfari e Umberto Eco, praticamente viene fuori che, secondo Eugenio Scalfari, l'unità d'Italia andava fatta in maniera diversa. Spesso
noi parliamo sempre di questa situazione, cioè di come doveva essere fatta l'unità d'Italia. Per quanto mi riguarda, io la penso più come Scaffari. So che tu sei sulle posizioni di Giuliano Amato. Io penso invece che noi qua giù non avevamo nessun bisogno di fare l'unità d'Italia, se non poterla fare come aveva prospettato Ferdinando II all'inizio della sua attività di re. Addirittura Giuseppe Verdi gli fece un inno dedicato a Ferdinando, perché vedeva forse in Ferdinando la possibilità di poter fare questa famosa unità d'Italia, che Ferdinando vedeva come uno stato federale dove il Papa non veniva emarginato e ghettizzato al di là del Tevere, ma comunque era il simbolo di una nazione. Tu invece pensi che andava fatta in maniera diversa, no? Se vogliamo chiudere questa bellissima puntata dedicata all'unità d'Italia, due pensieri su questa cosa che veramente ancora oggi viene dibattuto nei migliori salotti d'Italia, non soltanto insorgenti, identitari, ma anche quelli risorgimentali. Ma è indubbio che il processo che portò alla cosiddetta unità d'Italia, perché come ho avuto modo di dire prima, a mio avviso ancora siamo lontani dall'aver raggiunto una vera e compiuta unità, è sicuramente stato assai poco democratico. È stato caratterizzato soprattutto da due elementi fondamentali, a mio avviso. Da un lato abbiamo la violenza, perché è indubbio che prima Garibaldi e poi Vittorio Emanuele II hanno impiegato le armi per raggiungere i loro fini, i loro scopi. Il secondo elemento, a mio avviso, più importante o perlomeno di pari entità, di pari peso, è stata la menzogna. Perché se noi ricordiamo le lettere che si scambiavano tra quando già la spedizione Mille era partita, i cugini Francesco II di Borbone e Vittorio Emanuele II di Savoia, Vittorio Emanuele diceva al cugino Francesco II: stai sereno, mi ricorda un po' quando Renzi diceva a Letta, presidente del Consiglio, stai sereno, e qualche tempo dopo è stato mandato via, no? da Palazzo Chigi. Menzogna che poi è andata avanti anche attraverso Cavour, che prima dichiarava di non apprezzare particolarmente Garibaldi, mentre poi sotto sotto gli dava Bordone. Quindi è stata un'operazione sinceramente poco ortodossa, poco democratica, poco onesta nei confronti di uno Stato legittimamente costituito come era il Regno delle Due Sicilie, e un'operazione poco onesta che ha portato a dei risultati che sono quelli che sono sotto gli occhi di tutti. Se noi oggi vediamo che a Reggio Calabria o a Palermo il tenore di vita è sicuramente inferiore a quello di Milano, di Monza o di Bergamo, se noi vediamo che l'aspettativa di vita del sud è perlomeno in 2 anni e mezzo inferiore a quella della Val d'Aosta o della Lombardia, pandemia a parte chiaramente, noi ci rendiamo conto che questa Italia fondamentalmente non è stata mai unita. E quindi i vizi di origine di un'operazione assai poco chiara, assai poco democratica, si riflettono ancora oggi e si fanno sentire nitidi. Io penso una cosa, che contrariamente a quello che tu richiedi, io penso che l'unità d'Italia fosse inevitabile, perché anzi l'Italia del vecchio continente europeo era quella che risultava assente da questo punto di vista, perché i processi di unità delle altre potenze europee già si erano compiuti da parecchi anni. Quindi prima o poi anche l'Italia doveva arrivare fatalmente a unire diciamo il suo contesto troppo frammentato e troppo particolareggiato. È evidente che c'erano tanti altri modi con il quale poter fare questo processo. E c'era per esempio il modello svizzero, no? il cantoni, c'era il modello federale. La stessa Germania, che raggiunse la sua unità, non si comportò come fecero i Savoia quando fatti i Savoia in Italia. Quindi sicuramente c'era dei modi diversi e assai più democratici con i quali cercare di mettere tutti sotto lo stesso contenitore. Non ci dimentichiamo di un'altra cosa, che quando a Per ci sono i famosi accordi, e stiamo parlando del 1858 se non vado errato,
Lì non si parla di un'operazione sabauda nei confronti dell'Italia meridionale, si parla di dividere la penisola in tre macro aree, si direbbe oggi, e quindi il nord ai Savoia, il centro ad un principe magari molto vicino a Napoleone III. Per quello che riguarda la parte meridionale del regno, si diceva sì, va bene, potrebbe rimanere anche Ferdinando II, con il Papa al centro a fare da collante. Guardate, stiamo parlando del 1858, gli accordi di Plombier in Francia, Cavour e Napoleone III. Poi, improvvisamente, nel 1860, il Piemonte scopre questo suo afflato fraterno e scopre che è giusto unire i fratelli del nord e i fratelli del sud, dimenticandosi però di una sola cosa, come dice il noto comico Paolo Gagliazzo. Al sud non avevano bisogno dei fratelli o dei fratellastri del nord. Tutto sommato, quindi è concludendo, ripeto che l'unità d'Italia si dovesse fare prima o poi, era forse nella logica delle cose. Che è stata fatta in maniera sbagliata, mi pare che sia evidente e sia sotto gli occhi di tutti. Un'ultima considerazione. Io non sono sulle posizioni di Giuliano Amato, perché non le conosco neanche quali siano. So soltanto che Giuliano Amato dice, come me e come dicono tanti altri, che l'unità d'Italia è andata fatta, ma è stata fatta nel modo sbagliato. Ecco, io su questo principio mi sento di condividere quello che ha detto Giuliano Amato a suo tempo, presidente del comitato celebrativo del 150° anniversario dell'unità. Fernando, hai ragione, scusa, mi riferivo al fatto che di questa domanda io volevo dire che pensavi come Amato eri sulla posizione, no, perché francamente non so come la pensi Giuliano Amato, no, su questo fatto. È stata la mia imprecisione e ti chiedo scusa pubblicamente. Però ecco, io ribadisco e concludo dicendo: gli effetti e le conseguenze di quella che viene sempre più spesso chiamata la mala unità d'Italia, in senso unità d'Italia fatta in maniera sbagliata, sono ancora evidenti oggi e sono sotto gli occhi di tutti. Fernando, sì, tu hai detto che il paese era frammentato, il regno delle due Sicilie non era frammentato, era un paese, un blocco intero, era già una nazione per volontà di Carlo di Borbone di Napoli. Io penso solo che l'Italia delle 100 capitali, quelle della pre-unitarie, era molto più unita prima, l'italiano si sentiva molto più unita prima e non adesso. Adesso abbiamo un paese razzista, invece quando c'era la famosa Italia delle 100 capitali, i paesi pre-unitarie eravamo molto più uniti. Queste sono delle considerazioni. Una cosa è certa, io la penso come Zidane, è nata una subnazione, adesso è il nostro ex amato regno era una colonia, adesso siamo all'assurdo, perché noi qua giù siamo diventati la provincia di una colonia, di un subcontinente, quindi diciamo che tutto si è spostato in su. Volevo soltanto salutare i nostri ospiti, questa bellissima chiacchierata che è stata veramente veramente interessante, abbiamo conosciuto dei personaggi nuovi, delle cose nuove, delle situazioni particolari che sicuramente i nostri spettatori avranno gradito e gradiranno anche in futuro. Questa è la quarta puntata, le prime tre, vi ripeto, sono state veramente un successo inaspettato, grazie soprattutto a tutte le persone che ci hanno seguito e continueremo su questa scia. Prima di poter salutare, voglio soltanto annunciare che, come al solito, quando facciamo gli interventi e i convegni di identitari, quindi storici, chiudiamo sempre con un monologo teatrale di Raymond Rotondi in lingua laborina. Ricordo a tutte le persone che ci ascoltano, la lingua laborina è la lingua della terra di lavoro, quindi gli abitanti della terra di lavoro si chiamavano laborini e quindi la lingua che noi parliamo, la nostra lingua madre, è la lingua laborina. Quindi io saluto a tutti e ringrazio Luciano, ringrazio Fernando, un saluto Fernando. No, io ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di sopportarci, perché siamo mi pare da più di un'ora. Ringrazio l'amico Luciano Bonventre e speriamo di vederci prima o poi dal vivo, in presenza, come si dice adesso, questa parola bruttissima. Ringrazio Claudio Saltarelli per la passione che mette e per l'impegno che dedica alla causa identitaria e speriamo che queste dirette possano dare lo spunto anche ai nostri ascoltatori affinché quella memoria liquida di cui parlava Salvatore Luciano Bonventre, d'accordissimo, condivido in pieno, diventi un po' più solida
proprio grazie a queste argomentazioni che possano stuzzicare un po' la curiosità, se non l'attenzione, di chi ci sta o di una parte di quelli che ci stanno seguendo. Un ultimo saluto da Luciano. Sì, grazie a tutte le persone che ci seguono e grazie al mondo identitario, insomma, in generale, perché bisogna tenere la posizione e tenere duro. E naturalmente grazie a Claudio per l'impegno che ci mette per la dedizione, e grazie anche a Fernando, insomma, per i suoi interventi che sono sempre precisi, puntuali, e anche fondati, insomma, circostanziati sui documenti e su quello che è veramente avvenuto. Volevo chiudere anch'io con un richiamo alla memoria. Per quanto mi riguarda, la mia opinione è che dobbiamo cercare di fare in modo che, oltre che essere lunga e solida, debba essere condivisa. Se dobbiamo arrivare a una memoria nazionale, allora la memoria nazionale si può raggiungere dal riconoscere che comunque nel corso dell'Ottocento c'è stata una guerra civile con un mondo legittimista che credeva nel binomio trono e altare da una parte e altri che credevano in altri valori e altri ideali. A distanza di 150 anni, insomma, di 100 e più, si dovrebbe arrivare ad avere questa memoria condivisa nel rispetto di tutte le posizioni degli italiani di quel tempo. Questo è quello che credo io, e sarebbe anche questo un modo per fare oggi l'unità d'Italia e un'unità d'Italia autentica nel 2021, e anche un modo per riesaminare e per aiutare a comprendere con quali sono state le ragioni della questione meridionale che si è trascinata nel tempo e che viviamo tuttora. Ma sai, Luciano, la questione meridionale la fanno sorgere per risolvere la questione settentrionale. Quindi queste sono bellissime parole, sia quelle di Fernando che di Luciano. Io credo che non c'è la volontà di poter fare una memoria condivisa. Le vostre parole sono racchiuse da quel passaggio iniziale che compare all'inizio di questo convegno, sulle parole dello storico Cretino, che vi invito a rileggere di nuovo. Sarebbe, io ripeto, eravamo molto più uniti quando eravamo stati premunitari che adesso, e non credo che qualcuno oggi ha intenzione di cambiare questo stato di cose. Basta vedere gli ultimi vicende di questo famoso recovery fund. Comunque, io voglio salutare veramente tutti e vi invito a godervi Raimondo Rotorni. Grazie e alla prossima. Buona serata a tutti. Grazie. Giovane dovesse sapere, che vuoi sapere, quello che succede a 30 anni, una cesaglia, che non veniva mai. Il proverbio dice, tre sono le persone più potenti, gli papa, gli re e chi non dà niente. Danno però non dette niente né gli papa né gli re, né chi non teneva niente con Bannu. Oddio, non arriva niente. Ruppa non arriva niente. Prima cosa lo teneva prima? Arriva soldato. La paia era abbastanza buona. Si campava. Non era i paradisi in terra, perché i paradisi in terra non esistono. Però si campava. Rabotta succedette nei macelli. Non si sa chi comanda gli muri. Qualcuno che comanda, chissà, a copparte, più forte degli re, più forte degli papa e più forte di chi da niente, resse che tenevano a cagnare il re. Chi non gli piaceva più? E noi, che starino del chi gli re loc, mica ci facendo combattere, no? Ci portano a spasso dalla Sicilia fino ad arrivare qua, senza sparare manco una scoppettata. Ci ritroviamo alla casa, dice, siete persi la guerra. Come siamo persi la guerra? Siamo sparati manco una botta. Siete persi. E tu che ti pensi? Quelli che fino agli giorni prima erano stati che gli re, le botte non ci stavano più. A noi ci guardavano tutti storti, perché eravamo soldati. Ci volevano accedere. Ogni tanto ci teneva rimasta attenta che ci pure manavano. Nessuno ci voleva più affariare. Nessuno ci voleva più a nessuna parte.
non arriva più niente. L'unico mestiere che c'era rimasto era quello dello scoppattato. E che mestiere facevamo? Alla cera, botta, non so come, ci troviamo a essere da soldati che arriva, tutto brigante. Il mestiere nostro, mi sapremo pure fare. Modo non me l'ammattisse, vita si vecchia, dice, ma può essere mai che chi si è fatto tutto questo? Sono stato brigante 10 anni. 10 anni alla montagna. E poi, piano piano, è scurto pure quello. Ogni giorno, nuta una rima, una varotta, ma lontana, lontana da mare, la voglia per arrivare. Tu che sei giovane e ti hai la samba leggera, se perdi la mattina cetta, può essere che a scuro ce la pure fierra, va. Uno come a me, non lo saci manco se ce la facesse. Oggi arrivavo in cima. E così, quando scevano a fare qualcosa, uno teneva rimanere guardi. Gli uno bucchetto a me, in rimanetta nessuno. Non ho mai saputo che fine hanno fatto. Mentre a tutti che stanno ci sono sempre pensato, non lo saci, se sono morto, se sono vivo, se li hanno messi in galera, non saci più niente. Dopo parecchi giorni mi stavo da solo, calivo, e alla fine sono campato. Nessuno mi ha detto, forse perché non hanno trovato di nuovo, tu a me come conosci. Donino Santiglia. Il nome vero mio, Re Antonio, non gli sa nessuno. Io sono Donino Santiglia, tutto quanto. Ma loro mi chiamavano Ciocca Ragnelli. Mai saputo perché, ma mi chiamavano Alice. E si vede che nessuno mai si è donato che il brigante Ciocca Ragnelli era io. Chieva che ben la giornata. Questo signore, signore che si chiamano signore, se pensano esse, ma se hanno consumato la ranocchia, a forza ringinocchiata chiede a pete piacere a destra e a sinistra, e poi, sto signore, che signore sono? Non è vero signore, non era chiede niente a nessuno, come a noi, non gli dava niente, campame. Facciamo pure la fama, può essere, ma alla fine, in un mese a questo fratto qua, siamo signori. Comunque danno le cose alle scheme. Né tre schemi, né spacciamo l'ara. Rimanette tutte alle scie, gli è rimasto alle scie fino a oggi, dopo tutte le anni che hanno passato. Ma lo sai che ti dico? Che la rana sta ancora loca, sta ancora a mezzo all'ara. E covota che la rana si deve ancora trascare.